Ciao a tutti. In occasione della conferenza internazionale sul cambiamento climatico a Copenaghen, abbiamo deciso di fare questa presentazione per parlare delle cause del cambiamento climatico, delle conseguenze che avrà per il mondo e di quello che deve fare la comunità internazionale per cercare di fermarlo. Il clima sta cambiando velocemente e fra tutti i cambiamenti in atto, il più importante è l'aumento della temperatura globale. Ad esempio, i 10 anni più caldi dal 1880 sono tutti dopo il 1995. Ma perché la Terra si sta riscaldando? Ma questo è principalmente dovuto all'effetto serra. Cioè, Cioè? il calore che il Sole dà alla Terra viene intrappolato nella nostra atmosfera da gas come il vapore acqueo, anidride carbonica e il metano. Questo crea un effetto serra naturale, senza il quale la temperatura sulla Terra sarebbe sotto zero. Esatto! Il problema però è che a questo effetto serra naturale bisogna aggiungere gli effetti dell'attività industriale dell'uomo, che ha aumentato la concentrazione di questi gas nell'aria, causando un aumento della temperatura terrestre. Eh sì, guarda questo grafico della CO2. Ah, un'anidride carbonica. Sì, anidride carbonica e CO2 è la stessa cosa. Guarda come schizza in alto proprio negli ultimi 200 anni, cioè quando è iniziata l'attività industriale. Questa è principalmente opera dell'uomo. Bravo. È vero che esiste un ciclo naturale della CO2 che influenza la temperatura sulla Terra. Però, anche se guardiamo agli ultimi 400.000 anni, non siamo mai arrivati ai livelli di CO2 attuali. Ormai siamo ben oltre il picco naturale di anidride carbonica nell'atmosfera. Ma è sicuro che l'aumento della temperatura sia causato dall'uomo? Ma guarda, una squadra di oltre 2.500 scienziati da tutto il mondo dell'Intergovernmental Panel on Climate Change. Ah, l'IPCC. Eh sì, loro hanno simulato al computer con oltre 50 modelli l'andamento della temperatura globale basandosi unicamente su fattori naturali come variazioni solari, cambiamento dell'orbita terrestre, eccetera. Bene, il risultato di queste simulazioni, che vediamo rappresentato dalle linee blu, non sono riusciti a spiegare l'attuale andamento del clima che vediamo dalla linea nera. Invece guarda come cambia il grafico se inseriamo l'influenza delle attività umane. I risultati dei modelli, che vediamo nelle linee gialle, seguono molto bene la temperatura realmente osservata. Da questo ne hanno dedotto che con il 90% di probabilità il riscaldamento globale degli ultimi decenni è da attribuire all'uomo. Wow. Quindi la Terra continuerà a riscaldarsi? Sembra proprio di sì. A seconda di quanto ci impegneremo a fermare questo processo, le previsioni indicano un aumento dall'1 a 6 gradi centigradi nel corso di questo secolo. Da 1 a 6 gradi. E le conseguenze quali saranno? Potrebbero essere disastrose. Ci potrebbero essere un aumento degli eventi climatici estremi come siccità, ondate di calore, uragani. Eh sì, effettivamente è quello che è già successo negli ultimi 50 anni. Oppure anche scioglimento dei ghiacciai, innalzamento dei mari. Acidificazione degli oceani, estinzione di numerose specie animali e vegetali, mamma mia! Ma guardiamo i ghiacciai, per esempio. Eh sì, i ghiacciai delle Alpi sono già diminuiti più del 50% e potrebbero scomparire del tutto entro la fine del secolo. Pure i ghiacciai del Sud America scompariranno dell'80% nei prossimi 15 anni. Ma perché è importante questa storia dei ghiacciai? Il ghiaccio rappresenta il 75% di tutte le risorse di acqua dolce del nostro pianeta. Ad esempio, le Alpi sono chiamate le torri d'acqua d'Europa, proprio perché alimentano le acque dei maggiori fiumi europei, incluso il nostro Po. E in Asia 1 miliardo e 300 milioni di persone dipendono dall'acqua dei ghiacciai dell'Himalaya, che sono anche loro a rischio. Ragazzi, questa riduzione di quantità d'acqua dolce può avere enormi conseguenze per le nostre popolazioni e può anche essere causa di nuovi conflitti. Ci sarà meno acqua potabile, Meno acqua per l'industria. meno acqua per l'energia idroelettrica. Meno acqua per l'irrigazione. E tutto questo in un contesto dove la siccità sta aumentando di brutto. E infatti, guardiamo sta mappa. Le zone rosse indicano le aree dove la siccità aumenterà. Possiamo vedere come nell'area mediterranea, in Italia, una grande parte del nostro territorio è seriamente a rischio di siccità. Ma non dimentichiamoci un'altra grave conseguenza del cambiamento climatico, cioè l'innalzamento dei livelli dei mari. Eh sì, i livelli dei mari stanno aumentando principalmente per due motivi. L'aumento della temperatura sta causando un aumento del volume dell'acqua e inoltre i ghiacciai dei poli si stanno sciogliendo. Ma di quanto aumenteranno i mari? Le stime dell'IPCC dicono che aumenteranno di 1 metro e questo causerebbe 56 milioni di sfollati solo nei paesi poveri. Ma un famoso scienziato della NASA, James Hansen, stima che l'aumento dei mari potrebbe arrivare anche a 7 metri, e questo potrebbe causare centinaia di milioni di sfollati.
Alcune tra le più grandi città del mondo, come Shanghai, Calcutta. Londra, New York, potrebbero essere parzialmente o anche inondate del tutto. In Italia, la zona padano-veneziana, la Versilia, la pianura Pontina, sono fortemente a rischio di inondazione, con gravissime conseguenze per il turismo, perdita di spiagge, campi coltivati, danni alle infrastrutture e servizi. Ma quanto ci costerà il cambiamento climatico? Secondo la ben nota Steel Review, condotta dall'ex economista capo della Banca Mondiale, i costi a lungo termine dei cambiamenti climatici sarebbero più del 20% del prodotto interno lordo mondiale. Invece, i costi per fermare i danni dell'attività industriale umana sul clima sarebbero circa l'1% del PIL mondiale. Il costo del non fare nulla è estremamente più alto di quello di fare qualcosa per invertire la rotta. È il momento di agire ora. Eh sì, bisogna agire subito, se no si va incontro alla catastrofe a causa degli effetti domino, cioè reazioni a catena molto pericolose. Un esempio di effetto domino che non sta facendo dormire gli scienziati è il potenziale scioglimento del permafrost, ossia di quello strato di terreno permanentemente ghiacciato che da migliaia di anni ricopre, ad esempio, buona parte della Russia, Canada e altre zone del mondo. Sotto il permafrost si stima siano custoditi ben 1.000 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, più di tutta quella presente oggi nell'atmosfera. Per capirci, l'uomo ne produce solo 6,5 miliardi ogni anno. Immaginate il potenziale effetto domino sulla temperatura globale. Lo scioglimento del permafrost renderebbe la situazione fuori controllo. Proprio per evitare effetti domino come questi, la comunità scientifica ha spesso indicato che l'aumento della temperatura non deve essere superiore ai 2 gradi centigradi. Ma cosa bisogna fare per non superare i 2 gradi? Per farlo, l'IPCC dice che bisogna stabilizzare l'anidride carbonica tra le 350 e le 390 parti per milione entro il 2100. Ma oggi siamo già a 390 e se continuiamo senza nessun intervento arriveremo ad oltre 800 entro la fine del secolo. Ma i governi cosa stanno facendo? Durante il G8 dell'Aquila, i capi delle 17 maggiori economie mondiali hanno preso l'impegno di tagliare le emissioni di anidride carbonica del 50% entro il 2050. Questo impegno però porterebbe a livelli di anidride carbonica tra i 450 e i 490 parti per milione. Cioè, usando i dati dell'IPCC, questo porterebbe ad un aumento della temperatura tra i 2,5 e i 3 gradi centigradi. Ah, quindi oltre la soglia dei 2 gradi? Eh sì, servirebbe un taglio dell'80% per avere buone probabilità di evitare la catastrofe. Di tutto questo i governi ne discuteranno nella conferenza di Copenaghen che si terrà a dicembre. Le parole chiave sono adattamento e mitigazione. Adattamento significa aspettare che i cambiamenti climatici diventino realtà, accettarne i costi e adattarsi. Un nodo chiave in questo caso è il finanziamento da parte dei paesi ricchi con più alte emissioni di anidride carbonica di progetti per aiutare i paesi meno sviluppati ad adattarsi al cambiamento climatico. Il secondo pilastro è la mitigazione, cioè andare a risolvere il problema alla radice tagliando le emissioni di anidride carbonica. Una decisione seria che ci metta al riparo dalla catastrofe climatica dovrà ottenere un taglio nell'ordine dell'80% delle emissioni entro il 2050. Ma andiamo a vedere chi inquina di più. Come vediamo nel grafico, Cina e Stati Uniti producono quasi metà dell'anidride carbonica emessa nell'aria ogni anno. I paesi industrializzati generano assieme più dei 2/3 delle emissioni mondiali. Ma guardare alle emissioni di ogni paese potrebbe dare false impressioni, perché non tiene conto del numero degli abitanti in ogni paese. Eh sì, è molto più utile andare a vedere le emissioni di anidride carbonica pro capite. In questo caso guarda che un americano inquina come 2 italiani, 4 cinesi, 14 indiani e 502 cadensi. In poche parole, se gli abitanti di tutto il mondo consumassero energia come gli americani e i canadesi, occorrerebbero 9 pianeti per assorbire tutte le emissioni di anidride carbonica nel mondo. Ma ne abbiamo solo uno. E quindi chi deve ridurre di più le emissioni? Ma una prima risposta è chi ha causato il problema. Gli europei e gli americani sono responsabili di quasi il 60% di tutte le emissioni dal 1850. Sì, però i paesi meno sviluppati non possono tirarsi indietro su un problema del genere. È vero, perché anche se la responsabilità storica dei paesi sviluppati è certa, al tempo non si era a conoscenza del rischio del cambiamento climatico. Inoltre, anche se i paesi in via di sviluppo hanno un livello di emissioni di anidride carbonica pro capita molto basso, si tratta di paesi molto popolosi, quindi le emissioni totali sono comunque consistenti. Infatti, l'assenza di collaborazione dei paesi emergenti renderebbe molto difficile l'obiettivo di stabilizzazione del clima. Ma quindi cosa succederà alla conferenza? Ma guarda, in tutto questo i segnali sembrano indicare che non ci sarà un accordo vincolante. Questo è molto preoccupante e dovrebbe rafforzare la nostra motivazione come cittadini a far sì che si mettano in moto le forze necessarie per evitare la catastrofe.
Grazie a tutti dell'ascolto e visitate il nostro sito quattrogatti.info. Lì troverete una serie di link per capire come contribuire, ognuno nel proprio piccolo, a combattere il cambiamento climatico. Ciao!